È uno spettacolare scorcio di universo, quello che ci mostrano le immagini catturate dalla Dark Energy Camera sul telescopio Victor Blanco in Cile. Stelle nascenti, protostelle, brillanti nebulose all'interno di un'enorme nube molecolare. Le immagini ci portano a circa 500 anni luce dalla Terra, al confine tra la costellazione dello Scorpione e quella del Lupo, all'interno dell'enorme nube molecolare Lupus 3. Dove l'energia di due giovani stelle ha abbracciato il gas e la polvere cosmica circostante, creando una spettacolare nebulosa a riflessione. La vedete in blu, al centro delle immagini, questa nube di polveri. Si chiama BERS 149 e risplende della luce delle due stelle al suo interno. I due astri sono HR 5999 e HR 6000, stelle talmente giovani che nel loro nucleo non è ancora iniziato il processo di fusione nucleare, ma brillano della luce prodotta dalla conversione di energia gravitazionale in calore. Le due stelle sono nate dai semi di gas e polvere all'interno di Lupus 3, la regione scura che nell'immagine si staglia su uno sfondo di milioni di stelle. Talmente densa di gas da oscurare la luce degli oggetti alle sue spalle, motivo per cui è considerata una dark nebula, Lupus 3 è uno dei vivai stellari più prolifici e vicini alla Terra, ed è per questo che è uno degli obiettivi primari della ricerca sulla formazione stellare.